Il nuovo petrolio di questo paese, qualora non si fosse capito, sono le slot machine e gioco d'azzardo. Tenete presente che una volta, circa 4 mesi fa, noi al Senato abbiamo presentato una mozione che dice che impediva la proliferazione del gioco d'azzardo in Italia, cioè che non si rilasciassero nuove concessioni a concessionari in Italia. Fu votata anche dalla maggioranza, dal PD e dall'allora PDL. Non appena è stata votata, subito il sottosegretario con la delega al gioco d'azzardo, Giorgetti, si è dovuto dimettere e il PD è andato in televisione a scusarsi perché per sbaglio aveva votato quella mozione. Cioè, questi sbagliano quando votano una cosa buona. Queste lobby, pure i fitti d'oro, lo stesso vale per le slot machine come per l'acqua, sono l'alta tensione. Guardate che oggi qui ce la possiamo prendere in questo territorio, possiamo litigare con un politico, ma se tu metti le mani su queste cose, come quando io ho annunciato che voglio cacciare dalla Camera i famosi tesserini rossi, cioè le lobby, i rappresentanti delle lobby dalla Camera, lì metti le mani sull'alta tensione, perché questi sono i grandi gruppi. Il gioco d'azzardo cuba decine di miliardi in Italia, mette insieme decine di miliardi di euro. Allora, quando noi abbiamo scoperto nel decreto Salvaroma al Senato, lo ha scoperto un nostro senatore che faceva l'impiegato dell'ASL e si occupava proprio di dipendenze dal gioco d'azzardo, ha scoperto una norma presentata dal nuovo centrodestra e votata dal PD che diceva che i comuni che combattono il gioco d'azzardo nei loro comuni con espedienti avrebbero ricevuto meno soldi dallo Stato, quindi penalizzava i comuni che combattevano lo slot machine. Beh, quando l'abbiamo scoperta, l'abbiamo portata alla ribalta mediatica. Loro l'hanno approvata al Senato e sono stati costretti a cancellarla alla Camera, ma conoscendoli probabilmente la reinseriranno in un altro decreto, perché non sono loro a decidere. Oggi voi in Parlamento avete, nella migliore delle ipotesi, come vi ho detto, persone che scelgono di non decidere, perché fanno decidere a quelli che comandano nei loro partiti, e quelli che comandano hanno avuto finanziamenti da queste grandi lobby, finanziamenti illimitati, perché in Italia non c'è una legge che dice che i finanziamenti privati ai partiti devono essere limitati e circoscritti per ogni persona in base al reddito. Perché non è che tu domani fai una donazione di 5.000 euro al PD o al PDL e magari non prendi neanche, sei un disoccupato. Io voglio sapere da dove l'hai presi quei soldi, quindi in base al reddito anche devi dare una donazione circoscritta, non c'è una legge, e in questo ci sguazzano, facendo passare soldi pubblici da un privato che poi li ridà al partito. Quindi sulle slot machine è una dura battaglia, ma è una dura battaglia come quella che si è fatto contro le lobby e si fa tuttora contro le lobby del tabacco in Italia, le lobby del petrolio. Perché in Italia non abbiamo mai visto colonnine elettriche montate presso i distributori con incentivi statali, o non avete mai visto incentivare il trasporto delle merci sul mare, nonostante siamo una piattaforma sul mare? Perché il petrolio e le grandi aziende che girano intorno al petrolio sono più forti, magari delle lobby delle navi, del trasporto marittimo e così via. Quindi su questo è molto semplice riuscire a leggere perché non si elimina il gioco d'azzardo in Italia. E poi, però, insomma, più votiamo persone libere che non dipendono dalle lobby, più abbiamo possibilità di togliere di mezzo questa roba. Anche perché il gioco d'azzardo in Italia ha la tassazione più bassa di tutta Europa, e quindi così siamo bravi tutti anche a fare i concessionari, gli imprenditori del gioco d'azzardo. Se noi tassiamo il gioco d'azzardo, facciamo rientrare nelle casse dello Stato ogni anno l'equivalente di quello che ci costa l'IMU, altro che 1 miliardo di costi. Qui stiamo parlando di oltre 7 miliardi di euro ogni anno.